esseri che abitano il mare si orientano, si comunicano con i suoni. Il mondo, quello muto, considerato muto dei pesci, in realtà è tutt'altro. E quindi ecco. You know, the Adriatic Sea is a closed sea. All there is a connection with Otranto Strait to Mediterranean, and it's very shallow. In the north part, it's deeply penetrated the European Union, and there is a very heavy traffic from the southeast part through Otranto to the northwest part toward big ports in Italy, Slovenia, and Croatia. So this big ship could transport cargo, oil, very often, and because more than 110 million tons every year pass from the south part of the Adriatic to the north part of the Adriatic. So it produces quite a lot of noise, which disturb our life in the sea. It's like trying to shout really loud in a concert. When you're trying to tell something to your friend, you need to talk louder, and this is what research has shown, that dolphins do switch to different frequencies where they try to communicate at or increase their communication signals. In that case, soundscape main objective is international collaboration. We have set up network of measurement instruments at 9 stations in north part of the Adriatic Sea, west from the line split to Ancona. So most of stations are introduced in a coastal area of Croatia and Italy, and there is one station in open sea. In the Adriatic Sea, that is a very shallow sea, and it's a very touristy area, the noise created by small boats is really relevant and cannot be neglected. So we are trying to really create you know, the baseline, a workflow that can give also a spatial idea of areas that could be really impacted by the noise and that needs to be protected. Il compito che ci era stato dato appunto dalla Fondazione Cetacea era quello di cercare di utilizzare queste registrazioni brutte del trofono al largo di Rimini e sviluppare uno spettacolo, un concerto spettacolo, uno spettacolo acustico, come dicevamo, per comunicare al grande pubblico appunto l'entità di questa ricerca sonora che viene dal progetto europeo Soundscape. E quindi ecco, è uno spettacolo, una performance dove la musica strumentale, fatta con strumenti acustici, strumenti elettronici, si incontra con questo mondo di suoni. Una prima categoria di suoni è quella delle vocalizzazioni dei cetacei, in specifico dei delfini, e una seconda categoria invece è le onde sonore prodotte invece dalle barche, vari tipi di barche, piccole, grandi, di medie dimensioni. E arrivano ad esempio i delfini che passano vicino al trofono e vocalizzano, trovare quel momento. Qua sembra proprio che parli o che... Sì, diciamo, speriamo con questa azione di invitare le persone ad ascoltare. E quindi la musica, no, se andrà dei suoni, permette di sviluppare l'ascolto. L'essere umano in questo momento storico non sta ascoltando le altre specie viventi, quindi un po' il messaggio che vuole essere dietro è quello di dire: ritroviamo la dimensione dell'ascolto, che possa essere, ecco, non soltanto un parlare noi, no, in maniera solitaria, no, noi soltanto esseri umani, ma apprendiamo anche ad ascoltare cose vengono intorno.